Video lezione di scienze. Le cellule. Biologia dei viventi. Le cellule, concetti chiave. Viventi, organismi con un ciclo vitale. Metabolismo, capacità di trasformare sostanze. Glucosio, sostanza organica energetica. Cellula, minima unità vitale. Respirazione, energia dal glucosio. Organuli, struttura specializzata della cellula. Divisione, riproduzione delle cellule. Specializzazione, differenziazione funzionale. Il tuo cervello ha più di 100 miliardi di cellule, ciascuna connessa con almeno altre 20.000 cellule. Le combinazioni possibili sono più grandi del numero di molecole dell'universo conosciuto. Brian Tracy. Ciclo vitale. La nascita è il differente inizio di ciascun organismo. La nutrizione permette di ricavare dall'ambiente materia ed energia rispetto al metabolismo, trasformare sostanze ed eliminare rifiuti. La crescita è lo sviluppo di un organismo fino al suo compimento. Il movimento permette di reagire agli stimoli esterni. La riproduzione permette la continuità della specie. L'adattamento favorisce le modifiche favorevoli all'ambiente, evoluzione. La morte è l'interruzione di ogni funzione vitale. Esseri viventi. La vita è la capacità di compiere un ciclo vitale. Nascita, nutrizione, crescita, movimento, riproduzione, adattamento, morte. Nutrizione. Gli esseri viventi possono essere eterotrofi, ovvero assimilano sostanze organiche prodotte da altri. E si suddividono a loro volta in erbivori, mangiano vegetali, carnivori, mangiano animali, onnivori, mangiano piante e animali. Oppure possono essere autotrofi, ovvero producono da sé il nutrimento. Due processi complementari sono fotosintesi, le foglie utilizzano diossido di carbonio e acqua e producono glucosio e ossigeno, fotosintesi clorofilliana, e respirazione, processo per ricavare energia da glucosio, zucchero, bruciandolo assieme a ossigeno. Diossido di carbonio e acqua sono rifiuti. Cos'è una cellula? È la minima unità dei viventi. Svolge autonomamente le funzioni vitali di un organismo ed ha un ciclo vitale, osservabile con un microscopio. Le cellule possono essere cellula eucariotica, cellula dal nucleo ben fatto, è composta da membrana plasmatica semipermeabile, nucleo contiene il DNA, citoplasma, fluido con organuli specializzati, ad esempio animali, piante, funghi. Cellula procariotica, cellula dal nucleo primitivo, non contiene organuli specializzati. Le cellule procariotiche sono presenti nei batteri e archeobatteri. Cellula animale è formata da membrana plasmatica, tiene uniti e regola gli scambi, nucleo. Nella membrana nucleare il DNA contiene i caratteri ereditari, reticolo endoplasmatico, collegamento per trasporto di sostanze, citoplasma, materiale gelatinoso formato da acqua, zuccheri, proteine, sali minerali, apparato di Golgi, cisterne per accumulo ed elaborazione di sostanze. Sono organuli i mitocondri, centrali energetiche,
i centrioli, riproduzione cellulare, i lisomi, sciogliere sostanze, i ribosomi, costruire proteine. Cellula vegetale è formata in particolare da parete cellulare, rivestimento esterno di cellulosa la cui rigidità dà forma alla cellula, cloroplasti, nelle parti verdi delle piante contengono la clorofilla, vacuoli, riserve di acqua e sostanze. Organismi. Gli esseri viventi possono essere unicellulari o pluricellulari. Le dimensioni dell'organismo dipendono dal numero di cellule. Divisione cellulare. Processo diretto dal DNA che si duplica nelle due cellule derivate. Ci sono quattro tipi di divisione cellulare: la scissione binaria, ovvero la cellula originaria duplica il DNA e si divide in due cellule identiche nei batteri; gemmazione, protuberanze che poi si staccano a formare nuove cellule, come nello lievito; mitosi, raggruppa DNA in cromosomi. Nell'umano sono presenti 23 coppie di cromosomi. La mitosi si svolge in profase, metafase, anafase e telofase. Meiosi, o fecondazione. Dall'incontro, fecondazione dei gameti, lo spermatozoo e la cellula uovo, con metà corredo cromosomico ciascuno, aploidi, si forma lo zigote, una nuova cellula con un corredo cromosomico frutto della combinazione delle precedenti cellule aploidi. Specializzazione. Funzione. Forma e struttura di una cellula sono legate alla sua funzione. Organizzazione. A seconda della funzione, le cellule si organizzano in tessuti, organi, apparati o sistemi. Pluricellulari. Le molte cellule si specializzano per compiti diversi. Negli organismi unicellulari non c'è la possibilità di specializzazione. Per approfondimenti potete consultare l'UMSA, Chimica Online, Manuale MSD. Grazie.